Ho commentato questo ragazzo per 4 anni e in 4 anni ha vinto il campionato in Champ Car World Series, ora sei in Formula 1. Quali sono le differenze, le emozioni e il pubblico, le sensazioni col pubblico in Formula 1 e in Champ Car World Series? Beh, molto diverso, c'era molta più interazione in Champ Car con il pubblico perché erano nel paddock, ma il lavoro è sempre lo stesso, cercare di ottenere il miglior risultato per il team. E ci sono molte cose da imparare, ma mi sto divertendo molto qui in Formula 1. Solo una domanda per scherzare: c'è un altro Paul Tracy? No, no, non l'ho trovato. Sébastien Bourdais, stiamo subito dopo quella che penso sia stata la tua miglior gara in Formula 1 finora. Cosa ne pensi? Mi sono divertito molto, speriamo di poter mantenere questo buon momento e di ottenere altri punti qui a Monza per il team. Parlaci un po' di questi ultimi giri con il bagnato e tutto quello che era successo. Beh, è stato molto difficile ovviamente in queste condizioni. Se si rischia, si può vincere o si può perdere. Era molto difficile per me prendermi grossi rischi. Abbiamo fatto un ottimo weekend, una buona gara. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato finale, le cose non sono andate per il verso giusto, ma comunque abbiamo fatto un bello spettacolo e abbiamo portato a casa alcuni punti. Quella che è la tua prima stagione in Formula 1, cosa ne pensi in confronto con la Champ Car? Ovviamente è molto diversa, qui non sono un pilota in lotta per il titolo, ma il team sta crescendo molto bene, come vedete i punti stanno aumentando, stiamo iniziando a migliorare e a guadagnare posizioni in classifica costruttori, è una situazione molto positiva ora. Come hai detto, la Toro Rosso è stata la sorpresa della stagione, possiamo dire. Come vedi il team crescere e come l'hai visto durante la stagione, cos'è cambiato nella vettura e anche in quello che è stato il morale e la psicologia del team? Abbiamo iniziato la stagione con la vettura dell'anno scorso, una buona vettura ma piuttosto inaffidabile. Siamo partiti bene in Australia, poi gli altri hanno iniziato a migliorare e noi eravamo piuttosto lenti. Poi finalmente abbiamo avuto la vettura nuova a Monaco e per le prime due gare è stata molto difficile. Poi col nuovo pacchetto aerodinamico a Magny-Cours abbiamo iniziato a conoscere la vettura e ovviamente gara dopo gara questo ha iniziato a pagare, abbiamo iniziato a migliorare, a diventare sempre più forti e fino a questo punto non siamo mai scesi, per cui speriamo di continuare. Per quanto riguarda il lavoro di Giorgio Scanelli, quanto è stato importante per il team la sua esperienza? Beh, è molto difficile ovviamente dare i meriti a una sola persona, ma lui è molto esperto, lavora molto seriamente e porta un vento fresco nel team, portandolo nella giusta direzione. Tutti stanno lavorando molto sodo e si stanno divertendo molto. Questa è la chiave del successo. Il tuo giovane compagno di squadra Vettel, come ti trovi con lui? E la lotta tra voi due sicuramente ha aiutato il team a crescere. Beh, non c'è stata una vera e propria lotta. Abbiamo un'ottima relazione, ci spingiamo ovviamente, ma è stato molto equilibrato per noi finora, fino all'arrivo della nuova vettura. Poi lui si è trovato meglio col bilanciamento della nuova vettura rispetto a me, io sto ancora un po' faticando. Spa è stato sicuramente un caso a parte ed è stata la prima volta da Magny-Cours in cui ero contento del bilanciamento. Sono sicuro di poter fare degli ottimi lavori quando sono felice dell'assetto, ma stiamo ancora faticando un po', speriamo di trovare delle soluzioni. Ultima domanda per il prossimo anno, ovviamente. Ci sono delle voci a proposito dell'arrivo di nuovi piloti alla scuderia Toro Rosso, Takuma Sato, Sébastien Buemi e Bruno Senna. Come valuti la tua posizione di poter la possibilità di restare nel 2009? Beh, sicuramente devono sostituire Sebastian che andrà alla Red Bull e in secondo luogo sicuramente per me c'è una 50% di possibilità e continuerò a fare il meglio. Race!